Mamma mia, come crude. Ciao a tutti carissimi amici appassionati di rasatura tradizionale, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi con un barbone veramente, veramente lungo, credo che sia l'apice ragazzi, e io più di tanto proprio non la riesco a tenere, anche perché tra un po' mi cacciano anche dall'ufficio, però era necessario, in quanto l'esperimento che andiamo a fare oggi prevede una rasatura di alto livello, o perlomeno di una profondità di altissimo livello. Parliamo di R41 più Feder. Questo video è stato proposto da Diego, vi lascio anche il commentino qui sotto, dove mi diceva: ma hai mai provato ad utilizzare l'R41, che già, chi non lo conosce, per quanto sia profondo, per quanto sia performante questo rasoio, con delle lamette affilate e ultra performanti anche loro, come l'R41, quindi metterli insieme e vedere che cosa succede. Ora, io, se avessi fatto questo esperimento con una barba corta di 3 o 4 giorni, credo che mi sarei portato via tutto il primo strato di pelle, e quindi ho pensato: non è il caso, facciamo crescere la barba e vediamo fino a che punto possiamo spingere il nostro R41, fino a che punto possiamo spingere le Feder, insomma quanto può essere realmente efficace su una barba così lunga un rasoio del genere con delle lamette di questo tipo. Naturalmente si poteva anche fare questo esperimento dopo la barba di una settimana, però ho pensato: spingiamolo al limite, eh? E con una barba così lunga da montanaro voglio anche riutilizzare lo Stirling Mountain Man, un buonissimo sapone, quindi oggi utilizziamo un taloguato dalla profumazione veramente fantastica, anche perché ispirata alla Creed Silver Mountain Water, quindi una profumazione che, visto che dopo devo andare al lavoro, molto piacevole. Prima di iniziare, quindi montare la lametta e tutto, ci andiamo a mettere un filino di acqua calda, anche perché questo sapone è veramente tosto, lo sappiamo, lo conosciamo, e accendo anche la seconda camera in modo tale da darvi anche la view del lavandino di tutte le operazioni che andiamo a fare. Ecco qui l'acqua bella calda calda, la andiamo a mettere qui il sapone, eccolo qua, questo è un piccolo strato per farlo un po' sciogliere, e dopodiché possiamo iniziare. Non abbiamo pre-barba, non abbiamo nemmeno l'asciugamano, quindi ne andiamo a prendere uno, mazza, il primo che mi è capitato, quello di Proraso, lo andiamo a prendere e lo andiamo a mettere qua perché ci viene sempre comodo. Il pennello, questo Semog 820 è qui a mollo da un paio di giorni, perché questo video dovevo farlo ieri, poi il lavoro si è fatto tardi, non sono riuscito più a farlo, e insomma utilizziamo un Semog 820. Ne stavate parlando, ho visto anche sul gruppo Telegram, tra l'altro vi ricordo che nel gruppo Telegram c'è il link in descrizione, qualora voleste unirvi sul gruppo Telegram parliamo un po' di tutti gli argomenti trattati sul canale, quindi se volete unirvi è davvero una community piacevolissima. Andiamo a scartare la lametta. Mazza, quanta cera ci hanno messo in questa Feder? Guarda, c'è rimasta incollata. Io capisco voler mettere la cera per tenerle ben chiuse, però insomma mi sembra anche un po' esagerato. Io non ricordo di aver mai utilizzato le Feder con l'R41 e quindi ho delle grandi aspettative. Eccolo qua, vi faccio vedere un po' il risultato. Ho delle grandi aspettative questa volta per questa rasatura, anche perché abbiamo un ottimo sapone e un ottimo strumento come il rasoio e le lamette. Non utilizziamo per barba, ho appena fatto la doccia, quindi andrò solamente a reidratare il viso. Andiamo a strizzare per bene il pennello, questo lo andiamo a strizzare proprio per bene, e faremo una insaponata diretta in viso, anzi io quasi quasi lo voglio riscaldare. Barba veramente lunga, dura, tosta da portare via. Lasceremo un bel po' di cadaveri questa volta sul lavandino. A questo punto io direi che potremmo anche iniziare a prelevare il sapone, quindi iniziamo con la nostra insaponata. Andiamo a liberare il sapone dall'acqua, che vedete già lo ha sciolto, si può vedere in superficie l'acquetta bianca, eccola qua, guardate un po', già profumata, si sente già l'ottimo profumo, ci senti il legno, ci senti il bergamotto.
prendiamo il pennello e intanto iniziamo anche a prelevare. Prendiamo il pennello, ecco qua, le setole del Semoco T20 secondo me sono ottime per l'utilizzo su un sapone come questo, setole di maiale. Oggi mi andava davvero di utilizzare delle setole di maiale. Buonissimo il profumo che si sprigiona da questo stealing. Ricordo una miscela a base di bergamotto, arancia, tè verde, ribes nero, legno di sandalo e petit grain. Quindi abbiamo una profumazione prevalentemente invernale, anche se l'arancia un po' e il bergamotto ci potrebbero anche ricordare l'estate, però a me questo tipo di sapone piace utilizzarlo l'inverno, se devo essere sincero. Prendiamo a premere un po' di più, cerchiamo di riempire quanto più possibile il ciuffo, anche questa volta è chiaro, poi non ci vieta di andarne a prelevare altro. L'acqua l'andremo ad aggiungere poi man mano direttamente sul pennello, direttamente in viso. Io direi che può tranquillamente bastare. Quello che è avanzato non lo buttiamo via, ma lo mettiamo qui in viso, così ce lo ritroviamo durante l'insaponata. Sapone molto molto rigido, anche se poi è molto semplice da sciacquare, diciamo, da risciacquare e da conservare. Considerate che io ce l'ho da un anno e praticamente non sembra abbia perso nulla. Ok, questo lo andiamo a mettere qui. Ok, a questo punto possiamo iniziare. Acqua calda, andiamo poi a utilizzare l'acqua che abbiamo recuperato da direttamente, ecco qui, messa nel bicchierino direttamente dalla ciotola, dalla confezione del Mountain Man. Andiamo a spalmarlo un po' in viso ed iniziamo. Ci sarà da combattere magari un po' di più con la rasatura di oggi, in quanto avendo una barba così lunga dobbiamo cercare di far arrivare il sapone fino alla base del pelo. Barba lunghissima che in passato, almeno quando avevo una barba del genere, avrei probabilmente prima utilizzato un regolabarba per accorciarla. Dico in passato perché parlo di quando utilizzavo prevalentemente il multilama, Ho fatto un ciglio nell'occhio. Quindi è chiaro che magari avrei prima accorciato un po' la barba, perché altrimenti un multilama si sarebbe intasato già al primo passaggio. La profumazione, soprattutto avendo utilizzato dell'acqua molto calda, si è sprigionata alla grande. Cerchiamo di aggiungere un po' più di acqua. Poi ragazzi, chiaramente torneremo alle rasature più frequenti e io proprio non sopporto la barba così lunga, quindi va bene fare gli esperimenti, va bene fare determinate prove, va bene farci due risate, ma mi viene veramente difficile avere barbe così lunghe. Non so voi, fatemi sapere magari nei commenti voi invece ogni quanto vi radete, se fate riposare qualche volta la barba, e che quindi se vi piace avere una barba lunga e fare rasature meno frequenti, perché spesso magari nei commenti mi scrivete che vi radete quotidianamente, quindi mi chiedete qualche consiglio sui rasoi da utilizzo quotidiano, ma quasi mai mi viene scritto, ma comunque leggo dei commenti riguardanti le rasature settimanali o magari bisettimanali. In questo caso ragazzi, io sono 2 settimane che non
non facevo la barba. Ok, io direi che ci siamo. Come vedete, il sapone, quando la barba, vedete, è così lunga, o perlomeno quando la mia barba è così lunga, nonostante io abbia messo tantissima acqua, vedete, un po' è il Semog che effettivamente mangia, cioè se ne parlava anche sul gruppo, effettivamente il Semog, ragazzi, mangia, mangia tanto, guardate un po', sembra quasi che il montaggio sia a stucco, quindi sia meno carico di acqua, invece io di acqua ne ho utilizzata tantissima, ma chiaramente avendo una barba lunga è difficile che si vedrà un montaggio molto carico, soprattutto qui vedete nella zona del mento, sembra quasi che sia asciuttissima, invece vi posso assicurare che non lo è. Ok, allora io direi di iniziare, prendiamo il nostro R41, prendiamo le nostre feather, iniziamo con il nostro esperimento, vediamo uno dei rasoi più profondi e più performanti come si comporterà. Armato con le feather su una barba così lunga. Questo è un pelo del Semog. Ragazzi, il Semog ha perso un peletto. Sembra il baffo del mio gatto. Il mio gatto rosso c'ha i baffi bianchi. Li potrei utilizzare per fare un pennello. Immaginate un pennello con vibris di gatto. Non sto forzando per nulla, ho solamente proprio poggiato il rasoio, quindi sto utilizzando il suo peso, come avete visto, come avete sentito. Vedete, l'R41 come lavora, come porta via la barba, aiutato dalle feather. I canali dell'Open Comb adesso come direzionano la barba. Verso la lama. Un po' più di fatica naturalmente la facciamo in isolamento dove la barba è più densa, però guardate, in confronto ad un rasoio normale, intendo chiaramente il multilama. Guardate, qui abbiamo un risciacquo spettacolare, il rasoio non impasta. Dice, ma lo utilizzeresti quotidianamente l'R41? No, io no, non posso, cioè, penso che mi irriterei al volo. Non riuscirei a gestirlo, anzi invidio tutti coloro che mi hanno detto che riescono a gestirlo addirittura per le rasature quotidiane. Ecco, guardate come riesce a togliere tutto. Il tutto senza il minimo sforzo, senza dover premere, solamente con il peso del rasoio. E non ha grattato per nulla, guardate i cadaveri del mento. Per mia moglie, ragazzi, c'è Stefania che non mi stava più sopportando con la barba, Ok, io direi che adesso dobbiamo procedere alla seconda insaponata, in quanto il viso si è un po' seccato, si è un po' asciugato. Direi che comunque, per essere stata la prima passata, ragazzi, abbiamo, per caso dei dubbi,
sull'efficacia dell'R41 e delle Feder? Qualcuno di voi per caso aveva ancora dei dubbi? Guardate un po' con quale semplicità è riuscito a falciare tutto, caro mountain man. Profumo dello Stirling, adesso procediamo alla seconda insaponata. Il profumo di questo Stirling è buono, almeno io lo reputo molto buono, ma delicato. Non è un profumo di quelli che entrano gamba tesa e che esagerano e che magari poi vanno anche a stufare, perché è chiaro che se posso smogare, ragazzi, ho mangiato tutto praticamente. Diciamo, non è un profumo così intenso, così persistente, che ti dà fastidio alle narici, nonostante vada a ricordare il Creed Silver. È veramente delicato, molto piacevole. Tra l'altro, per il post rasatura utilizziamo tutta la serie, quindi io, nella considerazione che questa sarebbe stata una rasatura profonda, ho voluto preparare il balsamo, sempre della linea Mountain Man Distilling, ma quando più tardi andrò al lavoro vado a rinforzare con un aftershave. Quindi io non voglio dare la botta alcolica questa volta, quindi non voglio iniziare con la botta alcolica dell'after, ma voglio iniziare con il balsamo. Qui magari, come sempre, ci saranno, no, le due scuole di pensiero. C'è chi dice no, prima la botta alcolica, il balsamo lo metto dopo per far calmare un po' la pelle, per rigenerarla, eccetera eccetera. Ma è indifferente, si può tranquillamente utilizzare, soprattutto per coloro che hanno le peli sensibili, si può utilizzare un ottimo balsamo senza alcol, quindi senza dare la botta alcolica, e invece successivamente si può utilizzare una colonia oppure l'aftershave, che contiene l'alcol, alla fine, come tutti i profumi, come quasi tutti i profumi, e andare a recuperare la profumazione. Quindi veramente indifferente, fate come più vi piace, non c'è, almeno secondo il mio parere, poi ragazzi eventualmente ditemi nei commenti cosa voi ne pensate, può essere davvero indifferente. C'è chi dice no, ma io utilizzo prima l'aftershave, tanto l'aftershave è alcolico, do la botta alcolica, si asciuga in un istante, dopodiché metto il balsamo e il balsamo mi protegge per tutta la giornata. Allora, ci andiamo leggeri. Non c'è davvero alcun bisogno di forzare, perché abbiamo una lama talmente esposta. Ragazzi, siamo a livelli ottimi. Direi che possiamo rifinire solamente andandolo ad insaponare un po' il mento, dopodiché la nostra rasatura può tranquillamente ritenersi conclusa.
Che dire? Che dire di questo R41 con le federe? Che dire di questo ceiling, molto a me, se non che la rasatura è stata anche abbastanza veloce, molto piacevole, molto performante. Avete visto, siamo arrivati ad ottenere una profondità perfetta. Abbiamo tirato via una barba di 7 giorni come se nulla fosse. Veramente eccezionale. A questo punto possiamo procedere al risciacquo e una bella imbalsamata di Montamen. Vediamo se riesco a togliere sopra il centro di sapone. E poi procedere ai saluti finali. Ok, mi risciacquo con acqua bella fresca. E ragazzi, veramente piacevole, la pelle è rimasta morbida, il profumo si è attenuato abbastanza, non è così forte, come vi dicevo, non era già forte durante la rasatura. Adesso che ho addirittura risciacquato tutto, è veramente tenue, si sente quasi a malapena. E quindi noi intanto andiamo ad utilizzare il balsamo, mettiamo un po' in viso, ecco qua, e poi però andremo a rinforzare, a rinforzare la profumazione prima di uscire con l'aftershave, oppure se preferite un'altra colonia, anche perché questo balsamo non va a richiamare la profumazione, ragazzi, un balsamo abbastanza neutro. Io, anche se c'è scritto Montamen, sinceramente non mi ci ritrovo. Il bergamotto, l'arancia, i legni, forse un pelino il petigrenium, forse un pelino anche i legni, ma di sicuro non il bergamotto e non l'arancia, almeno questo è quello che sento io con il mio naso. Come potete vedere, è un balsamo molto denso, ha bisogno di essere massaggiato molto, la pelle ha bisogno di essere molto massaggiata e farlo assorbire. Io ho notato sul mio viso che quando utilizzo i balsami di Stirling è un po' come la prep, lo devo lasciare quei 5 minuti dopo aver massaggiato il viso e a quel punto scompare, si assorbe praticamente quasi da solo. Ragazzi, chiaramente io l'elenco dell'intero setup che abbiamo utilizzato lo lascio qui in descrizione, qualora voleste provare anche voi questi prodotti. Ci tengo tantissimo a sapere cosa ne pensate, quindi vi aspetto anche qui sotto nei commenti. So che tantissimi di voi utilizzate l'R41 ed è uno dei vostri rasoi preferiti. Eventualmente ne possiamo parlare anche approfondendo il discorso nel gruppo Telegram. Ed ecco qua, intanto abbiamo fatto assorbire il balsamo. Molto buono questo balsamo, lascia la pelle morbidissima, molto idratata e protetta, veramente buono. Come per tutti i prodotti, anche questo balsamo, ce ne sono di migliori, ce ne sono di peggiori, però questo secondo me non è niente male. Peccato non richiami un po' di più la profumazione. Ok, andiamo a risciacquare. L'aftershave invece in lozione, adesso lo prendo, è il tempo di togliere un po' del balsamo fra le mani. L'aftershave in lozione di Stirling a me piace molto, ha uno splash alcolico anche abbastanza forte, però questo perlomeno va a richiamare perfettamente la profumazione, si sente molto il bergamotto, si sente l'arancia, quindi si sente l'agrumato, molto buono. Ma lo voglio andare ad utilizzare fra 5 minuti, il tempo di far assorbire per bene il balsamo, dopodiché farò un bel pieno di profumazione. Mountain Man, abbiamo già detto, un po' che si ispira a... Ragazzi, grazie mille per aver visualizzato il video fino a questo punto. Io, come sempre, vi auguro di trascorrere una fantastica giornata, un buon proseguimento qui su YouTube. Lo sapete, se lasciate un like è super gradito, e se i contenuti del canale, tutti i contenuti, dovessero piacervi, io vi lascio sempre il reminder per iscrivervi al canale, e vi ricordo anche di attivare la notifica della campanella, così non
perderete nemmeno l'uscita dei prossimi video. Naturalmente, così come ha fatto Diego, vi invito, se volete, a proporre un setup, scrivetemelo nei commenti, io utilizzerò quel setup qui sul canale mettendo il vostro commentino qui a video, una cosa simpatica che fa partecipare un po' tutta la community, una cosa che mi piace. Ok, ciao a tutti ragazzi, buona giornata ancora, un mega abbraccio dal vostro Bruno.